Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video su Radio Giorgio. Oggi recensiamo l'aggiornamento ad Android 4.4.2 ricevuto finalmente in Italia per il Samsung Galaxy Note 10.1 2012 Edition. Vai con la sigla. Salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un piccolo tour delle nuove funzioni e aggiornamenti di grafica riguardanti l'aggiornamento da Android 4.4.2 rilasciato anche in Italia finalmente per il Note 10.1 vecchia versione, che poi non è così vecchia perché con questo aggiornamento devo dire che si migliora molto. Ci sono anche dei difetti, come ad esempio il fatto che la SD non si possa più gestire nel modo più personalizzato, però con qualche operazione di modding riusciamo a fare anche questo. Prima di tutto avrete notato che l'interfaccia è cambiata, avete visto che i tre tasti ora sono al centro, rispecchiano un po' i nuovi dispositivi che ce li hanno fisici, quindi sono al centro, non più qua. La barra delle notifiche non è più qua, però è sopra, quindi come i nuovi tablet Samsung e come tutti i telefoni. Tutti i toggle si possono modificare. Qua abbiamo una visione di tutti i toggle. Io li ho impostati tutti anche senza pulsante, quindi non ho problemi. Poi abbiamo il controllo della luminosità, la luminosità automatica, per il resto tutte le notifiche e poi il collegamento alle impostazioni qua in alto. La touch width non è cambiata molto, però in compenso sono cambiate molto le icone delle applicazioni e le applicazioni stesse. Però prima di fare un tour andiamo nelle impostazioni, vi faccio vedere info sul dispositivo, Android 4.4.2. Ecco il triplo trucco di Android 4.4.2. E questa invece è l'Immersive Mode. Immersive Mode in che consiste? Consiste nell'eliminare la barra multifunzione e la barra delle notifiche, di nuovo raggiungibili con un semplice swipe dall'alto verso il basso oppure dal basso verso l'alto. Ritorniamo nella nostra interfaccia e andiamo a vedere un po' le impostazioni come siano cambiate. Fino a qua è tutto normale. Andando in schermo abbiamo anche la funzione pausa schermo e quindi abbiamo una specie di screensaver. Abbiamo lo schermo intelligente che utilizza la fotocamera per rilevare se stiamo guardando o meno lo schermo, però era una funzione già presente e comunque spreca batteria perché utilizza la fotocamera anteriore. Poi abbiamo un risparmio energetico, ecco, due funzioni aggiunte che prima non c'erano sono applicazioni predefinite, in cui possiamo vedere tutte le applicazioni, diciamo tutti i valori predefiniti impostati sulle specifiche applicazioni, ed eventualmente cancellare i predefiniti. Ora è presente anche la voce messaggi, poiché Hangout da KitKat ha introdotto la novità di poter mandare messaggi, quindi ci può far selezionare pure quella. Però la funzione più bella delle impostazioni è la funzione utenti, che permette di aggiungere un utente oltre al proprietario, diciamo. Quindi possiamo decidere se far usare delle applicazioni restrittive, quindi non tutte le applicazioni, oppure semplicemente un altro utente che non è il proprietario ma è un utente che può usare tutte le funzionalità del tablet come il proprietario, ovviamente con le sue applicazioni eccetera. Riguardo la schermata di bocco abbiamo un cambiamento. Infatti abbiamo il blocco schermo, io ho impostato trascinamento perché mi piace l'effetto illuminazione. Ecco, abbiamo l'effetto sblocco illuminazione come S4. Nel frattempo avete visto anche la schermata di blocco, che ve la farò vedere di nuovo tra un secondo.
Per il resto non abbiamo grandi cambiamenti nelle impostazioni. Molti di voi penseranno che spunterà anche il controllo dell'S Pen come Note 3, ma non è così. Potete scordarvelo, altrimenti la Samsung non ci guadagnerebbe niente. Vediamo di nuovo la schermata di blocco per vedere diciamo, le novità introdotte in questa nuova versione di Android. Allora ragazzi, abbiamo a destra la funzione per sbloccare, però a sinistra abbiamo alcuni widget. Io ho impostato il testo con l'ora e se noi scorriamo verso sinistra, cioè verso destra, cioè, andremo a vedere alcuni widget che possiamo personalizzare, quindi ad esempio questo qua di Google Now e ne possiamo anche aggiungere altri, possiamo aggiungere tutti i widget. Quasi tutti i widget che vogliamo. E come vedete, abbiamo una vasta gamma per la scelta dei widget. Per il resto, ecco qua, abbiamo anche diciamo il controllo delle pagine. Andiamo a sbloccare e ritorniamo sulla nostra interfaccia per far vedere le applicazioni rinnovate. L'archivio è stato leggermente rinnovato, non è stato rinnovato di molto, però come vedete c'è qualche innovazione. Poi abbiamo la calcolatrice con l'icona diversa, con i numeri scritti in modo diverso e quindi i pulsanti. Per il resto download è un po' cambiata, ma niente di particolare. Dopo abbiamo l'applicazione email, anch'essa cambiata, ma non molto. Ecco, una cosa che voglio farvi vedere che è cambiata è anche la tastiera, è molto più. Mi piace di più anche il suono, mi piace di più rispetto a quella di prima. Andiamo a vedere altre applicazioni come l'editor video che è stato finalmente reso compatibile al 100%. La fotocamera è cambiata solo l'icona, ma non il funzionamento. Galleria è anche questa rinnovata, ma non posso aprirla. Poi abbiamo Group Play in stile S4, le impostazioni ve le ho fatte vedere e andiamo sull'applicazione internet per farvi vedere che sia il logo, quindi sia l'icona che anche l'applicazione in sé è stata completamente cambiata. Però per il resto non ci sono funzioni in più, cioè se ci sono sempre le impostazioni, tutte le impostazioni, poi abbiamo anche la funzione stampa. Funzione stampa che devo dire che è stata aggiornata a KitKat, quindi in pratica possiamo utilizzare non più quasi solo le stampanti Samsung, ma qualsiasi stampante. In questo caso io ho una stampante Samsung, quindi non ho problemi, però per chi non ha una stampante Samsung finalmente può utilizzare anche quella. Andiamo avanti, vediamo il lettore musicale. È stato rinnovato, abbiamo una tendenza al bianco, una maggiore gestione dei dispositivi vicini e quindi è più compatibile. Abbiamo una novità, abbiamo Polaris Office 5, quindi come quello presente su S4 e poi la rubrica il telefono sono stati anch'essi rinnovati. E poi qualche rinnovamento nell'applicazione YouTube, come ad esempio il fatto che non ci sia più il bug che rendeva inutilizzabile all'inizio l'applicazione, in quanto la RAM non la gestiva, non la sapeva gestire. È stato eliminato questo bug, l'applicazione è tornata funzionante, in più abbiamo anche questa novità, ve la faccio vedere. In pratica quando mettiamo play in un video e lo dobbiamo scorrere verso il basso, il video continua, non si mette in pausa e quindi abbiamo proprio una visione del video e non come in Jelly Bean un oscuramento della schermata come accadeva prima. Bene, questo è tutto, qua possiamo accedere a Google Now tenendo premuto sul pulsante Home. Invece il multitasking è cambiato, come vedete, però
Ora prende tutto lo schermo, prima prendeva soltanto questa parte. Poi c'è tasto indietro che, se tenuto premuto, richiama il multitasking, che possiamo richiamarlo anche facendo uno swipe. Prima dobbiamo abilitare il multischermo. Uno swipe, ecco, vi faccio vedere solo il multitasking. Ad esempio apriamo archivio, apriamo internet. Non si può più fare il multitasking visualizzazione a cascata, ma soltanto visualizzazione doppia, quindi soltanto due applicazioni. Però premendo su questo cerchietto, a parte che ci permette di spostare le applicazioni in questo modo, ma a parte questo abbiamo funzioni aggiuntive, come ad esempio la prima, che permette di avere una panoramica ed eventualmente chiudere l'applicazione facendo uno swipe verso sinistra o destra. Possiamo invertire le finestre, possiamo mandare una finestra a tutto schermo e infine possiamo chiuderla, e quindi in questo caso verrà riempito dell'archivio. Come vedete, nel multitasking sono ancora presenti i tre pulsanti, diciamo, in basso. Addirittura ora si aggiunge Google, che prima non c'era. Google, che è comunque richiamabile tenendo premuto il pulsante Home. Se premiamo invece due volte, ci viene richiamato S-Voice, come i nuovi telefoni, insomma, tutta l'interfaccia TouchWiz. Bene ragazzi, questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Commentate per dire la vostra su questo aggiornamento, che mi sembra abbastanza corposo e abbastanza forte, diciamo, da rendere migliore il nostro Note. Per questo video è tutto, al prossimo video su Radio Giorgio. Bye!